un po', cosa ti è piaciuto? L'hai seguito questo festival innanzitutto? Sì, questo festival l'ho seguito, devo dire che vorrei dire un po' di cose su questo festival. Intanto, allora, aspetta che prendo anche, ho anche degli appunti perché io, sai che sono molto preciso, quindi non vorrei dire sciocchezze sui dati. Allora, mi sono appuntato delle cose importanti. Allora, tanto per cominciare, vabbè, il fatto che fosse senza pubblico, te l'ho detto, io sono abituato, quindi non è un problema. Sono stati bravi, devo dire, a fare lo spettacolo senza pubblico, sebbene io in particolare nella prima puntata mi aspettassi qualcosa di più. Ho visto un po' poco, nel senso che, ad esempio, Fiorello, che è lo showman numero uno d'Italia, mi aspettavo che facesse qualcosa di molto più creativo, non solo uscire con questo cappotto di fiori, ma facesse qualche numero, eccetera. Invece sembrava, soprattutto nelle altre serate, che stesse lì giusto per dire: sono qua, ci sono, ci devo stare, mi faccio i giri del teatro, insomma, lo faccio giusto per, tanto per aiutare il mio amico a fare ascolti. Non mi è sembrato molto impegnato sul pezzo, perché lui quando si impegna sul pezzo è a un altro livello, così come ha dimostrato quando ha fatto Viva Rai Play, che era meraviglioso. E l'ho visto un po', non lo so se fiaco, non aveva voglia, non lo so, non era proprio convinto come al solito. Altre cose sul festival, ho visto, vabbè, Achille Lauro che continua a stupire tutti con queste sue esibizioni incredibili, vestito in modo assurdo, e ho letto un'intervista dove ha promesso che l'anno prossimo imparerà anche a cantare, quindi. Pensa che è direttore artistico della Sony e questi sono quadri viventi. Sì, Sono quadri viventi, effettivamente, sì, quadri viventi. lui sostiene che Fantastici. quella è arte. No, no, ma io non posso criticarlo artisticamente, devo dire che a me personalmente non mi piace molto, lo trovo gratuitamente eccessivo, nel senso che non so, Vero? sarò anziano, altri, non so, avrò degli altri gusti forse, non lo so, cioè il fatto che arrivo Orietta Berti a 80 anni e canta meglio di tutti, per esempio, la dice lunga sulla scelta dei cantanti, così adesso qui Certo, proprio. certo. Ma tu considera che se secondo me lui ha sostenuto viva coloro che sono incompresi, no? Praticamente era tutta una disquisizione sugli incompresi, Achille Lauro. Ora arriva in un momento storico dove mi sembra che gli incompresi siano quelli che vengono definiti normali e che per la diversità ci sia ampio spazio, libertà di espressione e soprattutto un altissimo riconoscimento a livello mediatico. Quindi, se parliamo di incompresi, alla fine sono quelli che invece fanno tutto un altro tipo di lavoro, gli incompresi, perché a quanto pare il diverso è diventato la normalità, che poi diverso e normale non è un concetto, per carità di Dio, perché ognuno sarebbe diverso in un contesto dove non siamo tutti uguali, ma per come l'ha espresso lui, come se ci fosse un bisogno di riconoscere la diversità, cosa che sono già riusciti a fare dagli anni 70 ad oggi, da David Bowie a Renato Zero, a tutta il carrozzone cantante, ecco, mi sembra fuori tempo. Sì, anche secondo me. Non lo so, io non lo trovo così eccezionale. Poi un'altra cosa che ho notato, questo Ibrahimovic che è arrivato a fare, devo dire, nella prima puntata è stato simpatico quel siparietto e per certi versi in molti momenti, adesso sarò molto cattivo, ma quando è entrato Ibrahimovic nelle prime battute ha fatto ridere più lui di Fiorello, quindi questo ti fa capire la preparazione. No, sono un po' cattivo, però in realtà non lo so, è stato anche simpatico. Poi nella prima puntata mi è rimasto simpatico questo siparietto, poi basta, poi è andato uguale, quindi non mi ha fatto molto più Impazzire. ridere più di tanto. Non mi ha fatto impazzire, però è stata una. C'è Winnie Vincenzo Sant'Agata che oltre a salutarti dice che con Manuel passai una seratina pazzesca. Passò una serata pazzesca, ma digli che se è una cosa privata di non raccontarla, se è una cosa Ma pubblica che facciamo spettacolo la racconti pure. grandissimo regista, io ho assistito a un suo monologo bellissimo, era il suo primo monologo, fece una cosa straordinaria, quindi salutiamo anche Winnie. Che tra l'altro ha una voce veramente strepitosa, non come il sottoscritto che ha una voce da trombetta, io ho una voce, mi sforzo di abbassarla, eccetera. Invece lui ha una voce bellissima e ogni volta che lo sento
accompagno su Facebook, lo vedo in video, è sempre Sì, è magnifico, molto diciamo. radiofonica, è vero. Grande, grande attore. Lo salutiamo con grande piacere. Non so, se hai delle domande da farmi, io sono pronto a rispondere, a meno che non si tratti di cose intime come quanto sei alto, quanto pesi, eccetera. Il look delle girls, tu che sei un intenditore, il look, visto che sei laureato in tamarologia, chi è il che vincerebbe la palma per te se dovessi dare la palma del tamarro, al di là di Achille Rauro che non era in gara? Palma del Tamarro, beh, praticamente tutti i cantanti, io ho visto tutti i cantanti, se io sono convinto, poi io sono un po' retro, evidentemente, come vedi sono vestito in maniera elegante, mi piace il varietà classico, mi piace quel tipo di spettacolo. Io credo che se fosse salito un cantante vestito con uno smoking e avesse cantato veramente, cioè cantato nel senso di cantare, maniera classica forse, avrebbe stupito tutti, sarebbe stato il più trasgressivo in assoluto, perché ormai chiunque sale si deve mettere qualcosa di così di trasgressivo, secondo loro, di anomalo. Invece poi li ho visti tutti uno dopo l'altro e sono in realtà uniformati, una finta trasgressione, perché sono tutti uniformati con questi abbigliamenti strani, con questi orecchini, con queste, che diventa banale poi, secondo me, mentre essere normale pare sia la trasgressione più grande oggi. E quindi Esatto. anche l'abbigliamento lì non credo che cantare sia poi, non voglio giudicare, io non sono né un cantante, non sono esperto di canto, però devo dire che non ho visto così a mia per istinto non ho visto grandissimi cantanti, a parte alcuni che hanno cantato bene, cantano bene, poi molti altri sì, erano lì, certo. Non so quali sono state le scelte, non posso giudicarle, però devo dire che poi l'abbigliamento sono tutti un po' tamarri, non so, non ce n'è uno, forse appunto Rietta Berti sembra la più trasgressiva di tutti perché sono 80 anni, ha cantato benissimo, anche lei vestita in maniera abbastanza strana, poi vabbè ci sono stati molti che hanno cantato e che cantano bene, sicuramente Ermal Meta per esempio, bravissimo, ha cantato bene, probabilmente secondo me vince lui addirittura, questo è il mio pronostico perché canta semplicemente. Certo. Comunque è stato un festival senza festival, noi abbiamo detto, perché mancavano tutta una serie di eventi collaterali che fanno il corollario del festival, perché poi alla fine la scusa è lo show della sera, ma tu avrai vissuto sicuramente Sanremo in qualche modo, come l'abbiamo fatto noi durante la settimana, eccetera, che è fatto di pubblico, è fatto di gente, è fatto di artisti che cantano in giro per le strade, sulle piazze, un palco permanente, che quest'anno è venuta a mancare, non sarebbe neanche da chiamare festival. Sì, in realtà di solito è una festa, mentre quest'anno, con il momento che abbiamo vissuto e che stiamo ancora vivendo, era tutt'altro che una festa. Infatti, non lo so, qualcuno dice che non si doveva fare. Io capisco che comunque è una cosa che fa lavorare delle persone, quindi hanno fatto bene a farlo, evidentemente, ma non lo so se hanno. Io quello che mi ha stupito, devo dirti la verità, è che ci sono autori molto bravi, molti dei quali li conosco, ci sono personaggi molto bravi come a Fiorello, ma anche Amadeus, eccetera, e soprattutto Fiorello, che è sempre uno molto attento alla tecnologia, molto attento alle innovazioni, eccetera, sono stupito di come non abbia fatto niente al riguardo. Quando bastava veramente fare qualcosa per rendere il tutto più creativo, era l'occasione, quella di non avere il pubblico, di avere una nuova di festival e quindi di osare facendo delle cose anche minime che avrebbero magari cambiato qualcosa. Potevano fare un panel, ad esempio, la platea era vuota, potevano mettere dei tablet con la sala stampa dove apparivano i giornalisti della sala stampa nei tablet, i quali potevano partecipare attivamente, potevano fare un panel di ascoltatori, potevano coinvolgere in questo modo le persone, avere comunque un riscontro di pubblico proprio esterno. Avrebbero potuto fare moltissime cose da questo punto di vista, usare le immagini di repertorio come hanno fatto, ma leggermente, facendo vedere le standing ovation, si potevano usare molto di più. Secondo me avrebbero potuto fare delle cose molto più creative. Oppure, per contro, se non
fare delle cose più creative, avrebbero dovuto ridurre all'osso e quindi fare una cosa molto semplice. Il conduttore alla Carlo Conti, buonasera, benvenuti, ecco il primo cantante, ecco il secondo, e magari fare una serata che non durasse fino alle 4 di mattina, inutilmente spesso. Sì, infatti, piena, ci sono dei riempitivi che davvero non hanno senso di esistere, oltretutto, è vero, è vero, è verissimo. Poi il fatto di parlare un po' degli artisti che non lavorano, eccetera, in certi casi l'ho trovato bello, in altri casi l'ho trovato anche un po' così, un Ma po' da ruffianata, soprattutto dopo la prima puntata che è andata male, hanno cambiato un po' il tiro, hanno cercato di migliorare, hanno cercato di diventare un po' più, ma non lo so, io. Ne hanno parlato ben poco comunque, se non fosse stato per l'intervento dello Stato, degli Stato sociale, che a me non piacciono, ma è l'unica cosa che li ha ricordati, e poi l'intervento della Ferrari. E infine, ieri sera ancora qualcosa mi sembra che sia successo. Io ero in diretta di qua, ma non c'è stata una posizione presa da Amadeus stesso proprio nei confronti del fatto che c'è tutto un indotto che non sta lavorando. Io sono. No. Ti dico la verità, proprio in funzione di quello che dicevi tu. Sarebbe stato interessante fare dei collegamenti con ospiti, con artisti che sono magari a casa e che potessero, e che questo che permettesse di dare uno spazio anche a chi purtroppo non sta lavorando da un anno, anziché dare. È cambiato proprio il paradigma dello spettacolo in quest'ultimo anno è cambiato moltissimo e penso che il pubblico abbia subito anche una mutazione da questo punto di vista, si è abituato a delle cose diverse e forse era il momento di provare a sperimentare delle cose diverse. Quindi, non lo so, è una vetrina molto utile, quindi si potevano fare tante cose che secondo me non sono state fatte, hanno fatto questa via di mezzo. Non lo so, non mi è sembrato molto riuscito, diciamo. Gli ascolti poi non sono stati brillanti, secondo me, perché poi ognuno li legge come vuole i dati, perché magari Certo. leggono i dati del primo segmento, 10 milioni, il secondo segmento ne ha fatti 4, e la media, che è quella che conta, è bassa. In realtà quella Rai dice no, ma ascolti record, e penso forse si riferivano a Netflix, perché evidentemente sono Esatto, gruppi che contano. esatto, esatto. Contando che le persone sono tutte a casa col coprifuoco alle 22 e non c'è controprogrammazione, gli ascolti dovrebbero essere veramente moltiplicati. Invece così non è stato, perché evidentemente non si è colto, Ma anche la non si è scelta colto, di, non anche sono la stati. scelta di creare uno show basato su un pubblico molto giovane che non sta in televisione, sta su Spotify, sta su Netflix, sta su Infinity. Sì, è stata, il fatto di mettere i giovani è sempre una bella cosa, però secondo me andava fatto un mashup, una Sì. miscelazione di artisti un po' più giovani, un po' più giovani, perché in realtà poi quelli che guardano la televisione fondamentalmente non sono giovanissimi, hanno degli altri parametri. La televisione generalista si sa qual è il pubblico, quindi dover fare una cosa giovane a tutti i costi, non, i giovani si guardano appunto le piattaforme, si guardano Netflix, guardano altro, credo, non stanno guardare Rai 1. Quanto sarà difficile ricominciare? Secondo te, per quanto ne abbiamo ancora? Un bel po', eh? Ah, secondo me sì, io sono convinto che non lavoreremo quest'anno, io non lavorerò, non farò spettacoli live, sono quasi convinto perché così siamo fermi e credo che non succederà molto. Quindi tutto si era fermato a Sanremo, ricomincia da Sanremo, ma si riferma a Sanremo, anche perché l'Italia sta tornando praticamente in zona rossa, quindi dobbiamo aspettare l'estate per avere forse un minimo di respiro, ma giusto per uscire. Ti do un'ultima notizia e poi ti lascio andare. Sai che a Dubai, ieri 2 giorni fa, abbiamo avuto Paolo Odierna, che è un regista. Lui è anche lo conosci, ha fatto l'ultimo film che ha fatto con Thomas Arana, lui è produttore di questo, di The Day of Revenge, e lavora fra qui Dubai e Los Angeles. Lui è un regista di Prato, produttore di Prato, ed è anche colui che ha la fiera internazionale italiana più grande negli Stati Uniti, ed è lui che lo organizza. In questo momento è a Dubai e mi ha mandato l'articolo e comunque la legge. Proprio a Dubai è legge, si può andare al cinema, si può andare a teatro, non c'è coprifuoco, si può girare come si vuole con la mascherina,
ma hanno vietato la musica. Non è concessa neanche come sottofondo nei ristoranti. Non si sa per il motivo. Perché induce a un'allegria che è promiscua e porta assembramenti. Quindi la musica porta al ballo, porta al canto, porta a bere di più. E quindi sono stati privilegiati gli eventi statici come uno show a teatro, piuttosto che l'opera, tutto quello che vuoi al cinema, ma la musica è vietata anche nei ristoranti. Hanno dovuto togliere la musica. Uscirà il mio articolo appena riuscirò a scriverlo perché mi ha mandato tutto il pezzo e la cosa. Quindi è un bruttissimo segnale, secondo me. Bruttissimo. Sì, che Dubai, uno dice, va bene, è molto lontano da noi e noi siamo un popolo canterino, ma se questo dovesse essere una delle sorti del mondo, Dio ce le scampi liberi. Tutto senza musica. Speriamo di no. Infatti, Speriamo che, quando lo insomma, dico rimangono tutti senza questo. parole, però è la verità, è la verità. Quindi non è concesso usare la musica. È tremenda, è orwelliana questa visione. Ti ricordi c'era Eros Ramazzotti che cantava Un mondo senza musica, non riesco neanche a immaginarlo nel brano La mu musica è. E invece è arrivato un mondo, perlomeno una parte di mondo, una città al mondo, uno stato al mondo ha vietato la musica. Spero che non sia un esempio. A proposito di Eros Ramazzotti, una telefonata con Eros e Lucio Dalla, ce la facciamo? Non ho capito la domanda, Una scusa. telefonata con Eros, tra Eros e Lucio Dalla, me la fai sentire? Telefonata tra Eros e Lucio Dalla. No, pensavo volessi proprio parlare di me. No, no, no. Magari Vasco Rossi, Eros Ramazzotti, Lucio, questi grandi artisti. Vabbè, Ramazzotti e Vasco che sono ancora vivi al festival sarebbero bellissimi, sarebbe fantastico. Avrebbero sicuramente fatto impennare gli ascolti, Eh sì, eh sì. Va bene, dai, non hai colto l'invito, va bene lo stesso. Massimo del però Eros Ramazzotti, vabbè, un grande cantante, lo sappiamo, Vasco Rossi, grandissimo, adesso ha fatto anche insomma, il suo nuovo singolo, anche molto bello, Sebbene abbiamo visto, no, Vasco Rossi, un po' le canzoni di Vasco Rossi, compro una vocale, sarebbe la nuova, il suo trend è questo. Tutte ne stai inventando alcune. Nel nuovo vocabolario arriveranno le vocali di Vasco Rossi. Esatto, lui è così, sta un po' colpi di sonno, piano piano, poi all'improvviso quando meno te l'aspetti, e ti viene un infarto perché urla come pazzo. Molti concerti hanno avuto degli infarti per questo motivo. E Eros Ramazzotti invece sappiamo che ha il naso chiuso da sempre, grande artista, io lo amo tantissimo, è bravissimo, ma ha proprio il naso chiuso quando canta, è la sua caratteristica questa, ognuno ha le sue caratteristiche, lui c'ha proprio sta il naso chiuso, come se fosse una molletta, tu lo senti, sta prendendo, sta prendendo, che tu lo senti, ma che cazzo vuol dire da prendendo, l'avrà scritta questa battuta, no? Questa battuta, questo testo, dice, scriviamo il testo, oggi cosa mettiamo qua? Mettiamo bella, bella, questa mi piace, funziona, funziona. Deve essere una cosa incredibile. E quello che dicevi tu era immaginate una telefonata tra Vasco Rossi e Eros Ramazzotti, deve essere qualcosa di tragico, no? Si telefonano, sta prendendo, l'intercettazione se la vendi non capiscono niente, diventi cantare, vedi proprio come dire qualcosa di incredibile, un miracolo proprio però sono due grandi artisti, diciamoci la verità, sono due fenomeni, io magari Vasco Rossi oltre 220.000 paganti l'ultima volta. Eh sì,
No, dai, ci stava stasera, visto che di festival si parla, di musica si parla. Abbiamo evitato il tamarro, ma volevo almeno un saluto da parte tua musicale. E questa è la cosa che a me continua a fare morire ogni volta che te la sento fare. Speriamo di poterci vedere presto dal vivo, quindi ti saluto, saluto tutti i tuoi ascoltatori e vi ricordo di guardarmi sulla mia pagina Manuel Negro e Divano Show e Alberto Bertilla domenica e il mercoledì, quindi domani alle 18, domenica ci sarà una puntata alle 18, se volete connettervi mi fa piacere, mi seguite sulla mia pagina Manuel Negro, facciamo questa mezz'ora di diretta divertente con dei contenuti, con un sacco di cose, e cercando di intrattenervi e di fare il nostro lavoro da casa, il varietà comico dal divano di casa, questo è. E c'è anche un bell'articolo che mi hanno scritto al riguardo, poi lo condivido ogni tanto sulla pagina, molto bello, molto bello. Guarda, invito anch'io tutti quanti, ma lo faccio sempre, tu lo sai, a connettersi sulla pagina ufficiale di Manuel Negro per questo Divano Show, che è un format originale, molto bello, copiatissimo. L'ho detto io, non l'hai detto tu, e che ci diverte veramente tanto. Ti ringrazio, fra l'altro, per averci tenuto compagnia in un momento veramente brutto, perché il lockdown è stato tremendo, e tu invece hai avuto la forza di farci sorridere tutti, malgrado fuori ci fosse il finimondo. Ti ringrazio per essere stato qua stasera, grazie davvero di cuore. Scusami per gli inconvenienti che ti ho creato, Ma e figurati, la è un prossima. piacere, grazie. Tutte le volte che vuoi chiamami, mi raccomando, magari ci mettiamo d'accordo la mattina, così magari verso le 9 riusciamo a concludere. Prometto che non dimentico le chiavi della stanza. Che minchiona che sono. Ti voglio bene, Manuel. Ti voglio bene. Ciao, ciao.